Buongiorno a tutti, sono Stefano Mirti. Buongiorno, Maurizio Cilli. Noi siamo i curatori di Bottom Up, quando la città si fa dal basso. Un festival di architettura promosso dall'Ordine degli Architetti e dalla Fondazione per l'Architettura di Torino, che vede me e Maurizio curatori. Maurizio, se dovessimo riassumere in qualche battuta l'essenza del festival, come è nato, che cosa voleva essere, che cos'è il festival? Tanto va detto che abbiamo cercato, ci siamo sforzati di immaginare una modalità di festival che fosse generativo, cioè che fosse un percorso attraverso il quale individuare dei progetti, e che il festival si ponesse come obiettivo quello di raccontare dei progetti che è in corso. Da questo punto di vista, importante è stata lanciare una chiamata pubblica chiedendo espressamente cerchiamo desideri. Vogliamo, questa è stata un po', diciamo, la chiave, sì, no? Diciamo un pochettino. Il pezzo importante, la cosa che caratterizza il festival è che normalmente in un festival i curatori scelgono degli invitati, c'è un tema, invece noi abbiamo detto, data Torino, se ci sono associazioni, gruppi di persone, di cittadini che hanno dei desideri per cambiare, per davvero costruire, fare una cosa, cambiare uno spazio pubblico, un giardino, partecipate, e i primi 10-15 i desideri più meritevoli verranno accompagnati e assistiti in quello che sarà poi un processo di crowdfunding. Certo, è interessante anche il fatto che nei criteri di valutazione di queste ipotesi, di questi desideri, abbiamo immaginato di dare al pari dell'importanza della proposta valore a quello che era il gruppo proponente, cioè di come la comunità si raccontava, di come la comunità si era coesa intorno al desiderio e di come la comunità prendeva consapevolmente la responsabilità di accompagnare il processo di progetto. Questo, diciamo, che è uno degli aspetti più dal basso della vicenda. Tutto questo viene lanciato lo scorso autunno, poi ci sono tante candidature, perché su Torino c'erano una cinquantina di candidature, poi addirittura abbiamo aggiunto dei progetti milanesi, per cui per davvero il progetto alla fine erano 13 progetti su Torino e 2 su Milano. Dopodiché, selezionati, comunicati i vincitori, è iniziato nei primi mesi del 2020 il percorso di formazione, per cui i nostri gruppi hanno fatto un corso su come comunicare con i social media, hanno fatto un altro corso su come funziona un crowdfunding, come si possono ottimizzare le campagne, hanno fatto un corso di storytelling con la scuola Holden, poi con itinerari paralleli, con Edi Labs, le più diverse. Quella forse è stata la parte più interessante, che era la parte che era propedeutica al lancio del crowdfunding. Io aggiungerei ancora una nota sul tipo di campagna di crowdfunding, che sono campagne di crowdfunding che, progettate in maniera un po' particolare, cioè rispetto ad una piattaforma generica di quelle internazionali. Abbiamo scelto questo partner di progetto in Started, che è una piattaforma di crowdfunding che cuce in modo sartoriale la campagna su singoli progetti. Ci è sembrato interessante collaborare non solo perché Started è di Torino, ma perché in questo modo c'era la possibilità di accompagnare in maniera costante i progetti al lancio della campagna. Sì, come dicevi tu, poi a un certo punto è successo l'inimmaginabile. E quindi questo numero incredibile di persone che avevamo coinvolto non ha potuto più incontrarsi. Questo è stato esatto. Un momento chiave della vicenda. È stato un momento chiave e si è deciso tutti insieme di andare avanti con il festival. Cioè, il festival non si fermava, non si interrompeva. Le date originarie erano il 7, 8, 9, 10 di maggio, ma si è detto no, andiamo avanti ovviamente in modalità online, in remoto. Da cui il festival in effetti si è trasformato. Abbiamo fatto partire questo format del Bottom Up Live, tutti i venerdì pomeriggio, un'ora e un quarto di diretta live, dove ci siamo io, Maurizio, uno o due dei gruppi partecipanti e un ospite esterno, a ragionare su come possono essere ricongegnati, riaggiustati i progetti. C'è poi un gruppo su Facebook, Bottom Up Voci, che lavora alacremente a collezionare, mettere insieme, guardare, appuntare tutte queste diverse suggestioni, in maniere altre, in maniere diverse, di guardare al progetto e al mondo. E poco per volta, per cui il festival che era immaginato essere concentrato, è stato spalmato.
E qui arrivati, oggi è il 4 di giugno che stiamo registrando queste note, dove siamo Maurizio? A che punto siamo? Siamo intanto a considerare il fatto che è possibile immaginare che per un certo periodo anche un percorso legato alla prossimità, come quello che Bottomup metteva in campo, cioè un processo di costruzione di progetti che andavano proprio a intercettare in presenza le persone, coinvolgere, eccetera, è stato possibile comunque, con tutte le difficoltà del caso, però sperimentare gli strumenti che esistevano già, che la rete metteva a disposizione, e abbiamo scoperto che sono strumenti molto interessanti, nel senso che sono state fatte numerose plenarie, abbiamo potuto incontrare comunque le persone che coordinano i singoli tavoli di committenza. Diciamo che è stato tutto un po' più dilatato nel tempo, tutto un po' più complicato, però è entusiasmante, nel senso che abbiamo imparato un sacco di cose, cioè, sì. Questo è un po' il dato. Ecco, sostanzialmente abbiamo i gruppi, in alcuni casi hanno il progetto è rimasto esattamente uguale, in alcuni casi si è riaggiustato. Poi, la parte del venerdì, il Bottomup Live, è stata entusiasmante perché abbiamo potuto avere ospiti che in condizioni normali difficilmente sarebbero venuti a Torino, sarebbero stati, eccetera. E poi anche la parte sulle conversazioni sul gruppo di Facebook Bottomup Voci sono molto sofisticate, di grande qualità. Tutti i giorni con Maurizio noi andiamo a pettinare, a guardare i contenuti più interessanti e c'è questo Google Slide, che è in costante aggiornamento, un work in progress, dove andiamo a catalogare le cose più interessanti. Perché questo forse è il regalo più grosso. Proprio partendo dai nostri gruppi, dalle loro fantasie, immaginazioni, desideri, abbiamo capito che questo è un momento speciale nella nostra vita, perché è un momento in cui le idee più strampalate, più stravaganti, i desideri più inconfessabili, più inimmaginabili, all'improvviso hanno cittadinanza, hanno ragione d'essere, possono essere. Allora, un po' per i nostri progettisti, un po' per i percorsi nostri, dei colleghi della Fondazione dell'Ordine, tutto quello che sta venendo fuori è una cosa molto diversa da quello che ci eravamo immaginati, ma sicuramente più pregnante, più profonda, e per davvero un percorso di scoperta che tutte le settimane con i live, tutti i giorni sul Facebook, con i messaggi, con i nostri gruppi, con Tommaso Boyer, con gli amici di Started, con la scuola Holden, è per davvero una ramificazione densa, profonda e al contempo lieve, perché poi tutto questo corre sui social media, per cui in una certa qual misura, come ci ricorda McLuhan, the medium is the message, no? In una certa qual misura anche questa conversazione che abbiamo con voi, cioè noi io e Maurizio ci troviamo, uno sta a Milano, l'altro sta a Torino, la piattaforma è StreamYard, stiamo comunicando a fare una videopillola che poi a un certo punto verrà messa su fuorisalone.it e poi chissà, è affascinante, è veramente straordinario. Quello che di immaginabile richiamavo prima è il fatto che questa dimensione di dilatazione e compressione al tempo stesso del tempo ci ha dato la possibilità di riprogrammare quelli che erano i significati più locali che il festival metteva in campo, cioè la possibilità di fare osservatorio sul territorio, ci ha dato la possibilità di allargare, soprattutto col lavoro del gruppo, a questioni di carattere universale, di pensiero, di progetto umano per il ventunesimo secolo, insomma, è stato un lavoro proprio di riprogrammazione delle idee, molto molto interessante. Beh, qui arrivati possiamo ringraziarvi per essere arrivati sin qui, non possiamo che invitarvi a venire a vedere le pagine, ci sono tutte le varie riferimenti, URL, eccetera, eccetera, vedete il sito web, la pagina su Facebook, di Bottomup Voci e il gruppo, che anche questo fa parte del festival. Un ringraziamento a tutti quanti, un ringraziamento a tutte le persone, gruppi, partner, aficionados, fan che hanno supportato e hanno reso possibile questo lavoro. Grazie. Centinaia di persone che salutiamo e che invitiamo a seguire i lavori e lo sviluppo delle proposte che arriveremo a lanciare, speriamo, all'inizio dell'autunno con le campagne. Ciao a Grazie. Tutti.